nel nostro mondo 800 anni fa. In America è il tempo della nascita dell'impero Inca e dell'arrivo degli Aztechi nell'altipiano del Messico. In Giappone, i clan dei samurai sono in lotta tra loro. È il tempo in cui il colossale impero governato da Gengis Khan invade la Cina della stampa e della polvere da sparo, della bussola e della porcellana, e che ora si espande inarrestabile verso ovest, minacciando le frontiere arabe e quelle cristiane. L'area di influenza dell'Islam si espande verso l'India mentre indietreggia la frontiera con l'Europa cristiana. Al centro, il grande Saladino è riuscito a unificare i popoli musulmani e a costringere il regno cristiano di Gerusalemme all'interno di una stretta fascia costiera. In Europa è il tempo del gotico e delle prime università, delle crociate e delle traduzioni, dello sviluppo delle città e della borghesia emancipata. Ormai è tempo di aprirsi al mondo e al cambiamento. Due poteri si disputano il dominio dell'Occidente, l'imperatore del Sacro Romano Impero Germanico e il Papa di Roma. L'imperatore Federico I Barbarossa ha consolidato e ampliato un grande impero. Suo figlio, Enrico VI Hohenstaufen, si unisce in matrimonio a Costanza d'Altavilla, erede di Ruggero II, re di una Sicilia di sintesi normanna ed araba. Il potere della Chiesa di Roma, intimorito, è stretto in una tenaglia. Il figlio di Enrico VI e di Costanza di Sicilia, Federico, nasce nel 1194. A soli 3 anni perde il padre e un anno più tardi anche la madre. Prima di morire, Costanza affida al Papa Innocenzo III la tutela e la protezione del figlio, cercando così di salvare l'eredità siciliana. La formazione di Federico avviene durante un'infanzia quasi anonima in Sicilia, crocevia obbligato per le rotte del Mediterraneo e luogo di incontro di diversi popoli, culture e religioni. Che cosa rappresenta la Sicilia agli inizi del 1200? Rappresenta un'area dove si incontravano le culture, le civiltà del tempo. La Sicilia, come l'intero Mezzogiorno, è il luogo in cui si incontra l'Occidente latino-germanico, il mondo islamico, il mondo bizantino, e quindi è il luogo ideale della multiculturalità, dell'incontro di culture diverse. Ma questo ruolo di incontro di culture e di civiltà diverse, la Sicilia lo ricopriva già da tempo, almeno dagli inizi dell'età normanna. A fine XI secolo i normanni, che venivano dalla Normandia, conquistano la Sicilia, la collegano in maniera più organica all'Occidente, però mantengono un atteggiamento di grande interesse verso il mondo islamico, verso il mondo bizantino. I collaboratori più stretti dei sovrani normanni, i funzionari dell'amministrazione regia, erano musulmani o erano greci, e quindi già alla corte dei re normanni c'è un'atmosfera di multiculturalità. All'educazione di Federico contribuirono tutori tedeschi, oltre a quelli designati dal Papa, ma è molto probabile che ricevette anche una formazione di origine araba. Che la madre era una normanna siciliana, ma il padre era tedesco, per cui è l'espressione già, per via dei suoi genitori, di due mondi diversi. Aveva anche dei tutors tedeschi, non era un tedesco in senso completo del termine, però era circondato da personaggi di origine tedesca, ma nello stesso tempo ha vissuto la sua adolescenza in un mondo multiculturale, multietnico, e questo penso che lo si vede molto nella vita di Federico II da adulto.
il suo interesse culturale molto variegato è anche in parte spiegabile da questa sua adolescenza palermitana. Probabilmente il migliore esempio di interscambio accademico in Sicilia precedente a Federico II fu l'incarico che Guglielmo I diede a Enrico Aristippo: portare a Costantinopoli il manoscritto dell'opera di astronomia più completa conosciuta fino ad allora, l'Almagesto di Tolomeo. Qualcuno a Catania cominciò a tradurre l'opera e questa fu la prima traduzione dell'Almagesto dal greco al latino. Ecco la tradizione culturale nella quale fu educato Federico II. Fin da giovanissimo dimostra di non lasciarsi dominare. Nel 1208, a 14 anni, raggiunta la maggiore età, dichiara l'intenzione di voler esercitare da solo il potere. Nel 1209 onora l'alleanza stabilita da Innocenzo III, sposando a Palermo Costanza d'Aragona, che ne appoggia le aspirazioni accompagnata da centinaia di cavalieri aragonesi. Si reca in Germania con soli 300 uomini per consolidare la sua candidatura imperiale contro il candidato guelfo Ottone IV. È appoggiato dal re di Francia, Filippo Augusto, che sconfigge Ottone IV e i suoi alleati nella battaglia di Bouvines. Federico viene eletto imperatore del Sacro Romano Impero Germanico e incoronato nella cappella di Carlo Magno della cattedrale di Aquisgrana. Siamo nel 1215 ed egli ha solo 21 anni. 5 anni dopo, al suo rientro in Italia, viene incoronato dal Papa a Roma. Salito al trono, Federico si impegna solennemente a partire alla volta della Terra Santa per riconquistare la città di Gerusalemme. Tale impegno però viene posticipato ripetutamente mentre cerca di mettere ordine nel regno di Sicilia. Intraprende perciò campagne militari contro alcuni nobili per recuperare il governo e il tesoro reale che questi avevano saccheggiato. Nel frattempo deve fronteggiare una rivolta della popolazione araba. Una volta sottomessi, gli insorti vengono trasferiti nella città di Lucera nel 1224. Qui la relazione tra i musulmani e il re diventa alleanza, la città prospera e la popolazione può praticare liberamente la propria fede. In un gesto di aperta fiducia, Federico porta a Lucera il tesoro della corona normanna e recluta un corpo di guardia saraceno che gli sarà sempre fedele. Federico II non tentò mai di imporre gli stessi principi in tutto il suo impero. Mentre nei territori germanici prevalse il modello feudale, in Sicilia venne organizzato uno Stato centralizzato con un corpo giuridico e normativo molto avanzato per l'epoca. Però noi non dobbiamo trascurare che le costituzioni melfitane promulgate nel 1231 furono un importantissimo trattato di diritto. Tant'è che il papato temeva moltissimo questo lavoro a cui attendevano i diversi consiglieri di Federico II. Importantissimo vuol dire che è un lavoro che è stato commentato e riprodotto a stampa fino al 1780. E bisogna anche in questo caso dire qualcosa che è stato trascurato. In genere si ricorda delle costituzioni melfitane la parte che riguarda la scuola medica di Salerno, e cioè l'obbligo per i medici di essere esaminati. Si ricorda la parte che riguarda
la necessità di non contaminare l'aria e l'acqua con le lavorazioni dei pellami, con le lavorazioni del pesce, ma si è trascurato un settore importantissimo. Federico II praticamente quanti anni sono? Sono quasi 600 anni prima di Napoleone, avverte la necessità di una unica unità di misura, ma già nella Costituzione Melfitane Federico II aveva detto che le canne e i pesi dovevano essere tutti uguali nel regno e tutti marcati con un bollo del regno. Fu anche questa una battaglia che perse Federico II, ma l'intuizione fu assolutamente geniale. Crea a Napoli la prima università statale laica d'Europa. Diversamente dalle università di Parigi e Bologna, a Napoli non è il diritto canonico a predominare, ma quello romano. L'Università di Napoli arrivò a contare quindi numerosi studenti, garantendo vitto e alloggio a coloro che non disponevano di risorse economiche. In cambio, essi si impegnavano ad occupare cariche in qualità di funzionari dello Stato. I nuovi giuristi svolgevano la loro funzione in forma itinerante, potendo così raggiungere tutti i luoghi del regno. Ecco, a mio parere Federico II rappresenta un momento alto di progettualità. Non è un sovrano che diciamo, pensa all'improvviso di fare qualcosa e la fa, ma è un sovrano che ha un progetto indubbiamente di ammodernamento, di potenziamento dello Stato, di sostegno alla cultura. Infatti lui fonda l'Università di Napoli nel 1224. A mio parere è l'artefice della trasformazione della scuola medica salernitana da un'attività diciamo di insegnamento abbastanza libera, spontanea, in università. E tutte queste cose nascono da un progetto, e quindi indubbiamente egli non è un improvvisatore. La tradizione della scuola di medicina di Salerno risale ai tempi dell'Impero Romano. Nel 1046 l'arrivo di Costantino l'Africano porta a Salerno il sapere medico arabo, più tardi integrato con le conoscenze bizantine. Federico II riorganizza la scuola in modo tale che non si possa esercitare la professione medica senza seguire previsti anni di corso ed essere esaminati da un tribunale. La farmacia e la professione medica diventano indipendenti. Il è certain che les médecins salernitains de Salerno ont eu une très grande renommée. Effettivamente, i medici di Salerno furono molto famosi ed ebbero una grande influenza durante il Medioevo. Questo fece in modo che la storia di Salerno diventasse un po' mitica. I loro contemporanei e successori medievali li consideravano veri pionieri, grandi saggi nella teoria e nella pratica. La loro influenza, sia reale sia simbolica, è stata considerevole. Reale perché i loro testi erano letti, utilizzati e interpretati. Simbolica perché simbolizzano il rinnovamento della medicina, il nuovo posto che la medicina occuperà non soltanto nella storia, ma anche nella società medievale. Possiamo osservare come alcuni principi e lo stesso Papa comincino ad avere medici personali, a pensare che sia molto importante lo sviluppo di una medicina razionale. A Salerno vengono realizzate opere come il famoso Flos Medicinae Salerni, del quale nel 1846 erano già state pubblicate 240 edizioni. Federico II prevede anche la creazione di scuole che rendano possibile un'istruzione di base per tutti gli strati della popolazione.
promuove inoltre la costruzione di numerosi castelli, come quello di Castel del Monte, la cui pianta ottagonale rappresenta per alcuni studiosi la sintesi della simbologia medievale. Questa cadenza ottagonale che si ripercuote, che si ripropone e si moltiplica è quella che si è adoperata in Castel del Monte per realizzare questo complesso così singolare che noi conosciamo. Complesso singolare che deve essere considerato una Bibbia di pietra, cioè noi in Castel del Monte abbiamo la possibilità di trovare numerosissimi altri simboli che ci parlano di Federico, della sua vita e del suo mondo. Per quel generale desiderio di sapere che per natura tutti gli uomini hanno, per quello speciale godimento che alcuni ne derivano prima di assumere l'onere del regnare, fin dalla nostra giovinezza abbiamo sempre cercato la conoscenza. Abbiamo sempre amato la bellezza e ne abbiamo sempre instancabilmente respirato il profumo. Dopo aver assunto la cura del regno, sebbene la moltitudine degli affari di Stato richieda la nostra opera e le cure dell'amministrazione esigano grande sollecitudine, tuttavia quel po' di tempo che riusciamo a strappare alle occupazioni che ormai ci sono divenute familiari, non sopportiamo di trascorrerlo nell'ozio, ma lo spendiamo tutto nell'esercizio della lettura, affinché l'intelletto si rinvigorisca nell'acquisizione della scienza, senza la quale la vita dei mortali non può reggersi in maniera degna di uomini liberi. E voltiamo le pagine dei libri e dei volumi, scritti in diversi caratteri e in diverse lingue, che arricchiscono gli armadi in cui si conservano le nostre cose più preziose. La corte di Federico II è composta soprattutto da sapienti che lo accompagnano nei suoi viaggi. Michele Scoto proveniva da Toledo, dove aveva lavorato alla traduzione di opere matematiche e di alcuni trattati di Aristotele. Scoto si trasferisce in Sicilia con il suo grande bagaglio di erudizione e di libri accumulati in anni di studio. Viene nominato astrologo imperiale e continua le sue traduzioni e raccolte. Se Scoto collega la corte siciliana a Toledo, Teodoro di Antiochia sarà per Federico II il nesso col Nord Africa e l'Oriente. Again, Michael Scott is the Theodore of Antioch, the astrologer and philosopher respectively of Frederick II, are the names that we know, the only names. Michele Scoto e Teodoro di Antiochia, rispettivamente astrologo e filosofo di Federico II, sono gli unici nomi conosciuti associati alle traduzioni di quei tanto dettagliati commentari delle opere e dei libri di Aristotele, come dell'anima, del cielo, della generazione e corruzione. On generation and corruption, etc., these very soon became assimilated into the curricula. Molto presto tali commentari vennero incorporati nei curricula delle università europee, a Parigi, a Bologna, a Oxford, etc., e si trasformarono nel nucleo degli studi filosofici del Medioevo. In questo modo Federico II fu responsabile dell'appoggio e dello sviluppo dell'educazione universitaria anche fuori dell'Università di Napoli. Alla corte federiciana confluirono personaggi originari di diverse culture. Alcuni studiosi ebrei, come Yehuda ben Salomon HaCohen di Toledo, furono filosofi, ma soprattutto furono matematici, astronomi e arabismi, e probabilmente queste furono le materie che portarono a corte. Federico II ebbe anche un professore di logica, musulmano e di origini siciliane. Il cancelliere di corte, Pierre delle Vigne, oltre che giurista e creatore di un nuovo stile epistolare per le relazioni diplomatiche, contribuì con Federico a tenere insieme un mosaico di poeti di differenti origini e lingue.
La produzione poetica fu enorme agli albori della lingua italiana e così furono create le prime opere letterarie. L'invenzione della metrica del sonetto tra il 1230 e il 1240 viene attribuita a Giacomo d'Allentini o allo stesso Pier delle Vigne. L'italiano è una lingua che sorge molto tardi, anche rispetto al catalano, al castigliano o la lingua provenzale, sorge molto tardi e queste si dice che le prime prove della lingua italiana in poesia sia quell'inno di Francesco d'Assisi, vero, l'anno che morì, il 1225-26, quel cantico di Frate Sole. Ecco, questa è la prima testimonianza in poesia. Poco dopo in Sicilia, appunto, questa piccola corte di Federico II ha visto nascere la poesia italiana. Allo stesso modo venne incoraggiato lo sviluppo della lingua tedesca. Nel 1235, nella città di Magonza, Federico compì un gesto storico e diede il primo editto ufficiale in lingua tedesca. Federico scrisse personalmente un trattato sulla falconeria intitolato De arte venandi cum avibus. In esso abbiamo un esempio delle nuove attitudini intellettuali nella conoscenza medievale, la comparazione dei testi antichi e il confronto con l'esperienza diretta delle affermazioni in essi contenute. Allora, Federico II, nel campo scientifico, nel campo delle scienze della natura, è il primo imperatore medievale che, forse anche direi praticamente l'unico imperatore medievale, che ha scritto un'opera scientifica. Il celebre trattato su come cacciare, fare la caccia con gli uccelli. Siccome era un cacciatore, appunto, con falchi, eccetera, eccetera, c'è questo, in questo suo stupenda opera, ci sono le due traiettorie, diciamo, la tradizione musulmana e arabo-musulmana e la propria esperienza. C'è poi un terzo elemento molto interessante in questo trattato su come cacciare con gli uccelli, è che utilizza naturalmente anche la tradizione greca e in particolare Aristotele, e nel prologo di questo trattato Federico II ha una delle frasi forse più interessanti di questo periodo, dove dice che non bisogna seguire Aristotele se sbaglia, ma che bisogna controllare, cioè verificare con l'esperienza, con la scienza, quello che per esempio dice Aristotele. È una frase molto importante. Il ritardo di Federico II nella crociata per cui si era impegnato alla propria incoronazione aumenta la tensione con Papa Gregorio IX, che alla fine lo scomunica. Quale ne fu il motivo? Influirono diversi fattori. Sembra che uno di essi fosse il fatto che al Papa non piaceva l'ambiente arabizzato in cui viveva Federico II e allo stesso tempo Federico II rimandava, non compiva gli ordini del pontefice, non voleva condurre la crociata per cui il Papa insisteva ripetutamente di dirigersi a Oriente. Perché? Perché da una parte Federico II voleva consolidare il proprio stato e dall'altra non voleva condurre una crociata in nome del pontefice, ma piuttosto a proprio vantaggio. Il sultano d'Egitto, Al-Kamil, ha sentito di questo insolito re cristiano e invia come ambasciatore il suo uomo di fiducia Fakhr ad-Din. Egli offre all'imperatore cristiano il regno di Gerusalemme. Questo realmente è un episodio molto curioso e può essere unico nella Età Media. Realmente questo è un episodio molto curioso e potrebbe essere unico nel Medioevo. Imperatore cristiano, Federico II non era solo governante della Sicilia, ma anche di quasi tutta l'Italia, eccetto i possedimenti del Papa, e di tutta la Germania. Quindi era il rappresentante più importante della cristianità.
D'altra parte, al-Malik al-Kamil, nipote di Saladino, è il re più importante, il sultano più importante d'Oriente. I due sovrani erano simili e avevano quasi lo stesso carattere. Tolleranti, colti e pacifici, cercavano la pace. Si diede allora questa combinazione, questo avvenimento unico nella storia, per cui il re al-Kamil permette all'imperatore di arrivare ad Acre, in Palestina, e di entrare in Terra Santa, cedendogli la città di Gerusalemme, riconquistata a suo tempo dallo zio Saladino. L'imperatore entra a Gerusalemme e viene incoronato nella cattedrale. Tutto senza versare neppure una goccia di sangue. Così Federico II poté fare quello che non poterono tutte le spedizioni crociate precedenti. En esa paz que se firma, Jerusalén se entrega. Nella pace che viene firmata, Gerusalemme è consegnata a Federico II. Con Gerusalemme rimangono a Federico Betlemme, Nazareth, i dintorni di Saida ed anche la fortezza di Tibnin, vicino Tiro. Nelle mani dei musulmani restano unicamente le due grandi moschee, la moschea di Al-Aqsa e la moschea di Omar, o moschea della roccia. La firma di questo trattato, e questa è una delle cose che ci interessa sottolineare, è pacifica, si è giunti ad un accordo. Gerusalemme è stata consegnata senza versare una goccia di sangue, non c'è stato nessun conflitto. Si è stabilito un nuovo ordine politico in quella zona del Medio Oriente, di cui hanno beneficiato entrambi i personaggi, entrambi i re. I settori intransigenti di entrambe le parti, scandalizzati, si oppongono fortemente a questo trattato. Il Papa interdice la chiesa del Santo Sepolcro, proibendone il pellegrinaggio agli stessi cristiani. Contemporaneamente incoraggia e partecipa all'invasione della Sicilia approfittando dell'assenza del re. Federico II torna da Gerusalemme come eroe liberatore e non tarda a recuperare la Sicilia e a riprendere l'organizzazione dell'impero. Al mismo tiempo sabemos que Federico II, antes de ir a Oriente, había dirigido las llamadas. Allo stesso tempo sappiamo che Federico II, prima di andare in Oriente, aveva rivolto i cosiddetti quesiti siciliani, che consistevano in 5 domande ai saggi d'Oriente e d'Occidente. E quando mandò estas preguntas al califa Almohade al-Rashid. Quando mandò queste domande al califfo Almohade al-Rashid, intorno all'anno 1240, le cronache dicono che l'imperatore ricevette risposte dai saggi orientali e nordafricani, ma non fu soddisfatto di queste risposte e allora le inviò ad al-Rashid, il califfo Almohade, il quale seppe che a Ceuta viveva un giovane molto esperto in tutte le scienze e allora gli rivolse queste questioni. Questo giovane era Ibn Sabin, della città di Ricote. E i testi delle domande e delle risposte sono arrivate fino a noi e sono stati pubblicati. Erano quesiti davvero molto difficili sulla teologia, sull'eredità di Aristotele e le sue opinioni sull'eternità o l'immortalità dell'anima, ed altre questioni di questo tipo. E fu Ibn Sabin l'unico che poté dare risposte soddisfacenti all'imperatore, questo già prima di dirigersi in Oriente. E fu Ibn Sabin l'unico che pudo dare risposte soddisfattorie all'imperatore. Eso ya antes de dirigirse a Oriente. Federico II acquisisce così l'enorme ricchezza del mondo arabo nel campo del pensiero, della scienza e della tecnica e cerca di incorporarla. Questo si manifesta, oltre che nei quesiti siciliani, anche con l'incarico di numerose traduzioni. Rispetto a Federico II, del mondo arabo aveva tradotto gran parte dei testi greci, rendendoli disponibili al mondo latino che stava ancora assimilando le prime traduzioni.
e si fecero altre traduzioni di filosofia scolastica, di medicina, eccetera. Cosicché Federico II viene spesso elevato a simbolo di una parte della classe colta. Egli stesso è un esploratore della natura e anche un simbolo dell'incontro tra culture. La Sicilia era sicuramente un luogo storico di incontro tra Bisanzio e la Grecia, del mondo greco, del mondo latino e del mondo arabo, senza dimenticare il contributo dei saggi ebrei, che spesso furono non solo intermediari tra il mondo arabo e quello latino, ma che frequentemente conoscevano meglio la lingua araba del latino ed erano anche esperti nelle scienze dei veri saggi. Allora è vero che Federico II, principalmente grazie alla reggenza siciliana, in un certo modo ha incarnato questo incontro tanto fruttuoso tra le diverse culture e anche la curiosità che le accomunava. Un esempio chiaro dell'importanza di questo incontro lo troviamo nella figura di Fibonacci, considerato il maggiore dei matematici medievali europei. Benché Fibonacci risieda a Pisa, ha una relazione personale con l'imperatore e collabora con vari membri della sua corte. Fino all'epoca delle traduzioni, la matematica dell'Europa cristiana era riuscita ad occuparsi solamente dei metodi per contare con le dita, per calcolare la data di Pasqua o per delimitare terreni. Fibonacci studia matematica in Oriente e, tornato a Pisa, pubblica diverse opere di alto livello, tra cui trattati di geometria ed algebra. Diffonde e difende la numerazione indo-araba, utilizzata ancora oggi, e l'abbandono delle lettere romane e dell'abaco. Alla frontiera tra il mondo cristiano e quello musulmano avviene uno scambio di conoscenze anche in altre materie, con particolare intensità in luoghi come Toledo e la Sicilia. Quando tali conoscenze arrivano in Europa, si genera un salto di livello. Non si tratta di uno sviluppo indipendente della cultura europea con alcune influenze straniere, ma di una nuova tappa edificata sul gradino costruito dagli arabi e che poi si sintetizzerà nel Rinascimento. I testi classici scatenano una tempesta nelle università d'Europa e il pensiero cristiano occidentale subirà fortemente l'influenza ellenistica. Con le conoscenze arrivano anche i metodi e le forme di discorrere, come il metodo dimostrativo e l'atteggiamento sperimentale. Arrivano nuove tecniche artigianali, agricole, costruttive. Si modificano l'alimentazione e la sanità e migliora la vita quotidiana delle persone. Le nuove lingue che stanno nascendo nei territori di frontiera si arricchiscono notevolmente con parole ed espressioni arabe. Senza dubbio, se potessimo seguirne le tracce nel tempo, i nostri gesti e il nostro modo di sentire rivelerebbero che si è radicata, soprattutto nei paesi mediterranei, come parte costitutiva del nostro essere la cultura araba e quella dei popoli che ci hanno preceduto. Credo che sia da prendere in considerazione perché ancora una volta ripropone l'abilità di Federico II nel dominare il mondo islamico, cioè nell'aver saputo mettere d'accordo il mondo islamico con quello occidentale, esperienza questa che oggi in particolare ci rende molto pensosi. Questa è la storia di Federico II, un uomo che anticipò i tempi e che seppe aprirsi al nuovo e ai contributi delle diverse culture. Un uomo che creò uno Stato che ammetteva la diversità organizzativa, etnica e religiosa. A prescindere dal successo o dal fallimento immediato delle sue proposte, Federico II è uno tra gli esempi di personaggi e luoghi legati ad epoche precise in cui confluirono la tolleranza e lo sviluppo della conoscenza. Quei momenti della storia ci orientano come la luce di un faro, ora che la mondializzazione si apre il cammino e che aspiriamo nel futuro alla nazione umana universale.
Con Federico II, in Sicilia, ebbe luogo l'incontro di civiltà che costituì un passo fondamentale per la costruzione del Rinascimento, nel quale riconosciamo le nostre radici.